Come promesso nelle ultime righe del capitolo precedente, cioè del capitolo 32esimo dei Promessi Sposi, con il nuovo capitolo, il numero 33, Manzoni ha ormai concluso la lunga digressione sulla peste del 1629 e 30 ed è pronto a riprendere le fila della trama del suo romanzo e a parlarci dei personaggi che ormai bene conosciamo. Nelle prime pagine del capitolo 33esimo i protagonisti sono due nostre vecchie conoscenze, cioè Don Rodrigo e il Griso. Vediamo che cosa combinano a Milano nel pieno dell'epidemia di peste del 1630. Una notte, verso la fine d'agosto, proprio nel colmo della peste, tornava Don Rodrigo a casa sua, in Milano, accompagnato dal fedel Griso. Notate bene questo aggettivo qualificativo, fedele Griso, l'uno dei tre o quattro che di tutta la famiglia gli erano rimasti vivi. Come ovvio, la peste ha colpito anche il casato di Don Rodrigo e molte persone sono morte. Tornava da un ridotto di amici soliti a straviziare insieme per passare la malinconia di quel tempo. E ogni volta ce n'erano dei nuovi e ne mancava dei vecchi. Quel giorno Don Rodrigo era stato uno dei più allegri e tra le altre cose aveva fatto ridere tanto la compagnia con una specie di elogio funebre del conte Attilio portato via dalla peste 2 giorni prima. Prima informazione importante, il cugino, il conte Attilio, non c'è più, è una delle tante vittime della peste. Dunque, di per sé, tutto il problema della scommessa su Lucia sparisce. Camminando, però, sentiva un malessere, un abbattimento, una fiacchezza di gambe, una gravezza di respiro, un'arsione interna che avrebbe voluto attribuire solamente al vino, alla veglia, alla stagione. Don Rodrigo non si sente bene. Non aprì bocca per tutta la strada e la prima parola, arrivati a casa, fu di ordinare al Griso che gli facesse lume, che gli facesse luce, per andare in camera. Quando ci furono, il Griso osservò il viso del padrone, stravolto, acceso, con gli occhi in fuori e lustri lustri, molto lucidi. Egli stava alla lontana. Il Griso ha già capito tutto. Perché in quelle circostanze, cioè durante una grande epidemia, ogni mascalzone aveva dovuto acquistare, come si dice, l'occhio medico. Sto bene, ve, disse Don Rodrigo, che lesse nel fare del Griso il pensiero che gli passava per la mente. Sto benone, ma ho bevuto forse un po' troppo. C'era una vernaccia, cioè un vino troppo forte. Ma con una buona dormita tutto se ne va. Ho un gran sonno. Levami un po' quel lume dinanzi che m'acceca, mi dà una noia. Scherzi della vernaccia, disse il Griso, tenendosi sempre alla larga. Ma vada a letto subito, che il dormire le farà bene. Hai ragione, se posso dormire, del resto sto bene. Metti qui vicino, a buon conto, quel campanello, se per caso stanotte avessi bisogno di qualche cosa. E sta attento, ve, se mai senti suonare, ma non avrò bisogno di nulla. Porta via presto quel maledetto lume, riprese poi, intanto che il Griso eseguiva l'ordine, avvicinandosi meno che poteva. Diavolo, che mi abbia a dare tanto fastidio! Il Griso prese il lume e, augurata la buonanotte al padrone, se ne andò in fretta, mentre quello si cacciava sotto, ovviamente, le coperte. Ma le coperte gli parvero una montagna,
Di nuovo il famoso ma manzoniano che abbiamo trovato decine di volte nel romanzo, sempre con un valore forte. Ma le coperte, bella la similitudine, gli parvero una montagna, pesantissime addosso, fa caldo. Le buttò via e si rannicchiò per dormire, che infatti moriva dal sonno. Ma appena velato l'occhio, si svegliava con un riscossone. Come se uno, per dispetto, fosse venuto a dargli una tentennata, una scrollata per farlo svegliare. E sentiva cresciuto il caldo, cresciuta la smania. Ricorreva col pensiero all'agosto, alla vernaccia, no? Al vino, all'ubriacatura, al disordine. Avrebbe voluto poter dar loro tutta la colpa, ma a queste idee si sostituiva sempre da sé quella che allora era associata con tutte, che entrava per dir così da tutti i sensi, che si era ficcata in tutti i discorsi dello stravizio, giacché era ancora più facile prenderla in scherzo che passarla sotto silenzio. La peste. Siamo arrivati alla riga 40 del capitolo, ci sono volute quasi 2 pagine. Prima che il problema venisse ammesso, Don Rodrigo evidentemente presenta i sintomi della peste. Ma la sua prima reazione, come quella di ogni essere umano di fronte a un grave problema, è quella che in psicologia viene chiamata negazione. Ci si rifiuta di credere che il problema ci sia. Non esiste, non è possibile che un problema del genere abbia colpito proprio me. Ma è così. Dopo un lungo rivoltarsi, finalmente si addormentò. E cominciò a fare i più brutti e arruffati sogni del mondo. Ed uno in un altro gli parve di trovarsi in una gran chiesa, in su, in mezzo a una folla. Di trovarcisi, che non sapeva come ci fosse andato, come gliene fosse venuto il pensiero in quel tempo specialmente. E ne era arrabbiato. Quello che si sta iniziando a descrivere è un incubo, è un sogno tremendo che fa Don Rodrigo. Guarda i circostanti, cioè le persone intorno a lui in questa immaginaria chiesa dove pensa di essere. Erano tutti visi gialli, distrutti, con certi occhi incantati, abbacinati, con le labbra spenzolate. Tutta gente con certi vestiti che cascavano a pezzi. E dai rotti si vedevano macchie e bubboni. Largo canaglia, gli pareva di gridare guardando alla porta che era lontana, lontana, e accompagnando il grido con un viso minaccioso, senza però muoversi, anzi restringendosi per non toccare quei sozzi corpi che già lo toccavano anche troppo da ogni parte. Ma nessuno di quegli insensati dava segno di volersi scostare e nemmeno di aver inteso, di aver capito. Anzi, gli stavano più addosso e soprattutto gli pareva che qualcheduno di loro con le gomita, con i gomiti o con altro, lo pigiasse a sinistra tra il cuore e l'ascella dove sentiva una puntura dolorosa. E come pesante. E se si storceva per veder di liberarsene, subito un nuovo non so che veniva a puntarglisi al luogo medesimo. Sento un dolore nella parte sinistra del corpo. Infuriato, volle mettere mano alla spada. E appunto gli parve che per la calca gli fosse andata in su e fosse il pomo di quella, cioè della spada, che gli premesse in quel luogo. Ma mettendoci la mano non ci trovò la spada e sentì invece una trafitta, mi direbbe una fitta, un dolore più forte. Strepitava, era tutto affannato e voleva gridare più forte quando gli parve che tutti quei visi si rivolgessero, cioè si girassero, a una parte, ad una stessa direzione. Guardò anche lui. Vide un pulpito e dal parapetto di quello
spuntare su un non so che di convesso, liscio e luccicante. Poi alzarsi e comparir distinta una testa pelata, poi due occhi, un viso, una barba lunga e bianca, un frate ritto, cioè in piedi, fuor del parapetto fino alla cintola, Fra Cristoforo. Ha l'impressione che sul pulpito della chiesa ci sia niente meno che il suo vecchio nemico, Fra Cristoforo, il quale, fulminato uno sguardo in giro su tutto l'uditorio, parve a Don Rodrigo che lo fermasse in viso a lui, alzando insieme la mano nell'attitudine appunto che aveva presa in quella sala a terreno del suo palazzotto. Nell'incubo, nel sogno, Fra Cristoforo ha la stessa immagine del giorno della brusca litigata con Don Rodrigo, che abbiamo letto nella prima macrosequenza del romanzo. Allora alzò anche lui la mano in furia, fece uno sforzo come per slanciarsi ad acchiappare quel braccio teso per aria. Una voce che gli andava brontolando sordamente nella gola scoppiò in un grande urlo e si destò. Don Rodrigo si sveglia alla fine dell'incubo, spaventato. Lasciò cadere il braccio che aveva alzato davvero. Stentò alquanto a ritrovarsi, ad aprire bene gli occhi, che la luce del giorno già inoltrato gli dava noia quanto quella della candela la sera avanti. Riconobbe il suo letto, la sua camera, si raccapezzò, cioè si rese conto che tutto era stato un sogno, la chiesa, il popolo, il frate, tutto era sparito. Tutto fuorché una cosa, quel dolore dalla parte sinistra. Insieme si sentiva al cuore una palpitazione violenta, affannosa, negli orecchi un ronzio, un fischio continuo, un fuoco di dentro, una gravezza, cioè una pesantezza, in tutte le membra, peggio di quando era andato a letto. Esitò qualche momento prima di guardare la parte dove aveva il dolore. Finalmente la scoprì, ci diede un'occhiata paurosa e vide un sozzo bubbone di un livido paonazzo. Capisce di avere la peste. L'uomo si vide perduto. Il terrore della morte lo invase e con un senso per avventura più forte il terrore di diventare preda dei monatti, di essere portato, buttato al lazzeretto. E cercando la maniera di evitare questa orribile sorte, sentiva i suoi pensieri confondersi e oscurarsi, sentiva avvicinarsi il momento che non avrebbe più testa se non quanto bastasse per darsi alla disperazione. Afferrò il campanello e lo scosse con violenza. Comparve subito il griso, il quale stava allerta. Si fermò a una certa distanza dal letto, guardò attentamente il padrone e si accertò di quello che la sera aveva congetturato, cioè aveva solo ipotizzato. «Griso», disse Don Rodrigo, rizzandosi stentatamente a sedere, «tu sei sempre stato il mio fido». «Sì, signore, ti ho sempre fatto del bene. Per sua bontà, di te mi posso fidare». «Diavolo!» «Sto male, Griso!» «Me ne ero accorto! Se guarisco, ti farò del bene ancora più di quello che te ne ho fatto per il passato!» Il Griso non rispose nulla e stette aspettando dove andassero a parare questi preamboli. «Non voglio fidarmi d'altri che di te!» riprese Don Rodrigo. «Fammi un piacere, Griso!» «Comandi», disse questo, rispondendo con la formula solita a quella insolita. Don Rodrigo, evidentemente abituato a dare ordini, comandi, prescrizioni, non certo a chiedere favori o cortesie. Da questo tono inusualmente gentile, il Griso ha capito che la malattia è arrivata. Don Rodrigo è sconvolto.
Sai dove sta di casa il Chiodo chirurgo, cioè il medico che si chiama Chiodo? Lo so benissimo. È un galantuomo che chi lo paga bene tiene segreti gli ammalati. Va a chiamarlo, digli che gli darò 4-6 scudi per visita, di più se di più ne chiede, ma che venga qui subito e fa la cosa bene che nessuno se ne avveda. Il secondo problema, dopo la negazione, è la vergogna. Ovviamente Don Rodrigo vuole che nessuno sappia della sua malattia. Ben pensato, disse il Griso, vo' e torno subito. Senti, Griso, dammi prima un po' d'acqua. Mi sento un'arsione, cioè un'arsura dentro, che non ne posso più. No, signore, rispose il Griso, niente senza il parere del medico. Sono mali bisbetici, cioè strani, imprevedibili. Non c'è tempo da perdere. Stia quieto, in tre salti sono qui col Chiodo, cioè col medico che si chiama Chiodo di cognome. Ora a dare gli ordini non è più il padrone, è il servo, è il bravo, è il Griso. Così detto, uscì, raccostando l'uscio. Don Rodrigo, tornato sotto, cioè sotto le coperte, sotto le lenzuola, l'accompagnava con l'immaginazione alla casa del chiodo, contava i passi, calcolava il tempo. Ogni tanto ritornava a guardare il suo bubbone, ma voltava subito la testa dall'altra parte con ribrezzo. Dopo qualche tempo cominciò a stare in orecchi per sentire se il chirurgo arrivava, e quello sforzo di attenzione sospendeva il sentimento del male e teneva in sesto i suoi pensieri. Tutto a un tratto sente uno squillo lontano, evidentemente il suono dei campanelli dei monatti, ma che gli par che venga dalle stanze, non dalla strada. Sta attento, lo sente più forte, più ripetuto e insieme uno stropiccio di piedi. Un orrendo sospetto gli passa per la mente. Si rizza a sedere e si mette ancora più attento. Sente un rumore cupo nella stanza vicina, come di un peso che venga messo giù con riguardo. È la barella portata dagli infermieri. Butta le gambe fuori del letto come per alzarsi, guarda all'uscio, lo vede aprirsi, vede presentarsi e venire avanti due logori e sudici vestiti rossi. Due facce scomunicate, due monatti, in una parola. Vede mezza la faccia del Griso che, nascosto dietro un battente socchiuso, rimane lì a spiare. Ah, traditore infame! Via, canaglia! Biondino, Carlotto, aiuto! Sono assassinato! Grida Don Rodrigo. Caccia una mano sotto il capezzale per cercare una pistola, l'afferra, la tira fuori, ma al primo suo grido i monatti avevano preso la rincorsa verso il letto. Il più pronto gli addosso, prima che lui possa fare nulla. Gli strappa la pistola di mano, la getta lontano, lo butta a giacere e lo tiene lì, gridando con un versaccio di rabbia insieme di scherno. A Birbone, contro i monatti, contro i ministri del tribunale, contro quelli che fanno le opere di misericordia. Tienilo bene finché lo portiamo via, disse il compagno andando verso uno scrigno. E in quella, cioè in quell'istante, in quel momento, il Griso entrò e si mise con lui a scassinare la serratura. Ecco il momento in cui è evidente il tradimento del Griso, che vuole dividere il bottino con i monatti. Scellerato! Urlò Don Rodrigo, guardandolo per di sotto all'altro che lo teneva e divincolandosi tra quelle braccia forzute. Lasciatemi ammazzare quell'infame, diceva quindi ai monatti, e poi fate di me quello che volete. Poi ritornava a chiamare con quanta voce aveva gli altri suoi servitori, ma era inutile, perché l'abominevole Griso li aveva mandati lontano
con finti ordini del padrone stesso, prima di andare a fare i monatti, la proposta di venire a quella spedizione e dividere le spoglie. Don Rodrigo è da solo, gli altri bravi non ci sono più, è in balia dei monatti e del Griso. Sta buono, diceva allo sventurato Rodrigo l'aguzzino che lo teneva appuntellato sul letto, e voltando poi il viso ai due che facevano bottino, gridava: fate le cose da galantuomini, cioè dividete bene le parti di questo denaro, ci sono anche io. Tu, mugghiava Don Rodrigo verso il Griso, che vedeva affaccendarsi a spezzare, a cavare fuori danaro, roba, a fare le parti. Tu, dopo, a diavolo dell'inferno, posso ancora guarire, posso guarire. Il Griso non fiatava, e neppure, per quanto poteva, si voltava dalla parte di dove venivano quelle parole. Tienlo forte, diceva l'altro monatto, e fuori di sé. Ed era ormai vero. Dopo un grande urlo, dopo un ultimo e più violento sforzo per mettersi in libertà, cadde tutto a un tratto rifinito e stupido. Guardava però ancora, come incantato, e ogni tanto si riscoteva o si lamentava. I monatti lo presero, uno per i piedi e l'altro per le spalle, e andarono a posarlo su una barella che avevano lasciata nella stanza accanto, la barella che abbiamo sentito prima arrivare. Poi uno tornò a prendere la preda, non è neanche più una persona, viene chiamato la preda, Don Rodrigo. Quindi, alzato il miserabile peso, lo portarono via. Notate qui cosa fa il Griso, di tradimento in tradimento. Il Griso rimase a scegliere in fretta quel di più che potesse fare per lui. Fece di tutto un fagotto e se ne andò. Aveva bensì avuto cura di non toccare mai i monatti, di non lasciarsi toccare da loro, per evitare un rischio di contagio. Ma in quell'ultima furia del frugare aveva poi presi vicino al letto i panni, cioè i vestiti del padrone, e li aveva scossi, senza pensare ad altro, per vedere se ci fosse denaro. E questo gli costerà la vita. Ci ebbe però a pensare il giorno dopo, che mentre stava gozzovigliando in una bettola, gli vennero a un tratto dei brividi. Gli si abbagliarono gli occhi, gli mancarono le forze e cascò. Abbandonato dai compagni, andò in mano dei monatti che, spogliatolo di quanto aveva indosso di buono, lo buttarono su un carro, sul quale spirò, morì subito di peste fulminante, prima di arrivare al lazzeretto dove era stato portato il suo padrone. Quindi nel giro di pochissimi giorni, quei due personaggi così pericolosi che abbiamo conosciuto nei primi capitoli, Don Rodrigo e il suo numero due, il Griso, diventano completamente inoffensivi. Uno dei due, cioè il Griso, viene a mancare nel giro davvero di pochissime ore e Don Rodrigo sembra in punto di morte. Dico sembra perché in realtà, come vedremo fra qualche giorno, ritroveremo ancora un'ultima volta il personaggio fra qualche capitolo e vedremo quale sarà la sua vera fine. Ci fermiamo qui nella lettura e nel commento della prima parte del capitolo 33° dei Promessi Sposi e poi un po' alla volta, come sempre nei prossimi giorni, continueremo con la lettura e il commento di questo ampio e, come avete già capito, importante capitolo del romanzo. Grazie a tutti per l'attenzione e ci rivediamo nei prossimi giorni. A presto!